Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di Gran Turismo 7. C'è anche lui, signori, e finché ci va bene, finché ci piace, continuerà ad esserci, anche perché nell'ultimo video mi sono proprio ricordato prima di registrare che abbiamo praticamente finito di sbloccare tutto, se non manca un cazzo di padiglione tipo circo, che roba è lì in alto a sinistra, non lo sappiamo, però come vedete tante spie accese, come sul cruscotto, tante cose da vedere. Affrontati i piloti di tutto il mondo, partecipa a gare, queste secondo me sono le gare online, ma c'è una cosa che mi... A parte qui abbiamo sicuramente qualcosa di nuovo, ma perché collezionato sportive sarà un menu. Ma che cos'è questa lettera dal concessionario? Attenzione, un richiamo per il golfino, che cosa può essere? Andiamo a vedere. Boh, vedo la lettera sul concessionario, ok. Hai un invito. E che è sto invito? Quanti inviti? Aston Martin? Porsche? Ferrari? Lamborghini? Pagani? Bugatti? Citroen? Vediamo che vuol dire questo invito. Attenzione, signori. Hai ricevuto un invito? Ok, l'opportunità di acquistare. Ah, di acquistare? No, beh, capito, di acquistare. Cioè, questi mi invitano a comprare. Qualsiasi cosa c'è di disponibile costa troppo, però. Ma che vuol dire, ragazzi? Che poi spariscono? Io quanto c'ho? C'ho 1.200.000. Che me ne faccio di sti bolidi? Soprattutto adesso, in questo momento. Grazie per l'invito. È molto carino da parte vostra, onestamente. Andiamo a vedere qua. Partecipa a gare ufficiali online. Attenzione. Ah, no, ma queste sono le competizioni ufficiali. Multigiocatore qui, diciamo, ci sono le lobby un pochettino più tranquille. Ma non ho visto grande frequenza. E non mi ricordo, ragazzi, cosa avevamo da fare noi. Abbiamo la FR Japanese Challenge per completare, tra l'altro, un menu. Ma che macchinine abbiamo noi di bello qui da poter malavivere un attimino? Allora, raga, giapponese FR, la Subaru o la Silvia S13, la vedo un pochettino più malavitosa. La voglio andare a modificare un pochettino prima di provarla. Voglio proprio vedere se quanto di figo abbiamo visto con il golfino si conferma anche qui. Chiaramente adesso sono con il volante e la sagomatura, la lasceremo perdere. Però ruote possedute, ah, posso anche risparmiare montando quelle che abbiamo già. Colore vernice, andiamo un pochettino su qualche malvivendo. Questa, guarda che bella, minchia, 3000. E per il momento stiamo parati. Mo vediamo un pochettino qualcosa bello di super malavitoso. Mo ce lo metto sto tipo B. Quanto costa? 1500. Bene. Bianchi? Oddio, no, però mica mi cozza. Vediamo un pochettino. Retrotreno. Che figata. No, ok, mi sa che ci sta. Allora, in pandan così. Alettone? Alettone non voglio... Che bello questo qui. Che vuol dire set alettone personalizzato? Oh, vabbè, niente, immagino. Tutto sempre ben studiato. 150 questi li mettiamo subito. Un bel gancetto traino. Questo più che altro per cafonata. Gabbia di sicurezza? No, dai. No, poi soprattutto azzurra così ancora. Direi di no. Attenzione, lampadine normali, moderne. Larga? Tipo, ha solo posteriore, quindi qual è? Questa qua. Ok, griglia anteriore in che senso? No. Mettiamoci sti... la serrandina, le persiane, va bene? Avrebbero dei cerchi ancora un po' più larghi. O comunque un assetto. Guardate quanto spazio c'è lì sopra nei passeroni. Che dite di un cerchio un pochettino ramato, tipo, non lo so, metallizzato. Poi tocca fare un paio di cose a contrasto, giusto così, tipo gli specchietti, l'alettone e altro. Invece che roba sarebbe? Certo, se lo togliamo sembra più moderna, però. Quindi va bene, lasciamo così. Bella, ragazzi. Peccato col volante si fa fatica a fare delle cose. Magari qualche sagomatore ci stava bene. E ci dobbiamo dedicare con il pad quando dobbiamo fare ste robe. Però un pochettino di assetto, un pochettino di componenti per andare a correre qua. Quindi andiamo un pochettino a vedere scalando. Su estremo, ragazzi, non è che possiamo... Io ancora non ho capito a cosa cazzo serve cambiare la carrozzeria, che non ci sono danni. Ma va bene. Allora, sicuramente vogliamo delle sospensioni super personalizzabili di prima scelta su questo auto. Dischi mafani, dischi forati, 3000 dischi, questi qua li prendiamo, mi piacciono un botto. Scarico e filtro sono da fare subito. Mettiamo direttamente questi qua corsa. Alla centralina dove cazzo? Ah, ok, c'è solo in sport, poi in semicorsa. Questa qua, personalizzabile, minchia, possiamo farci le mappature? Attenzione, app map per la Silvia. Immagino che su quei dischi ci serviranno anche delle pastiglie un pochettino più adeguate, quindi compriamole. Poi aumentiamo un pochettino di cavalleria, senza magari spenderci un patrimonio. Cioè, in sport club vedo tutte queste modifiche, possono far arrivare, tipo, che ne so, a un paio di centinaia di cavalli, non sarebbe male. Poi un bel turbo compressore agli alti, me l'avete suggerito, è dell'ultima spesa che farò, ragazzi, proprio perché 17.2, 242 cavalli. Quanto ci abbiamo speso? Un po'? 3000, però, questi intercooler che fai? Non lo monti? 265
cavalli. Ah, poi ci sono i collettori. 200. Là. 2000. Ma quanti cavalli da sta roba qua? Pensavo ci fosse solo il finale, poi ho visto adesso. Bello! Ok, siamo scesi, vabbè, volevo rimanere sul 1.200.000, ma alla fine, vabbè, siamo lì. Per pochi spicci. Però adesso, 278 cavalli, ragazzi, questa attenzione perché sarà pericolosa. Dobbiamo un attimino settarla in garage perché dobbiamo montare nuove gomme. Poi vorrei. Ah, l'assetto già si è abbassato, però, attenzione. Sospensioni, Ma scusate, ragazzi, le gomme io le ho prese. Vabbè, altezza dal suolo. Esagerato. Vediamo un attimino com'è poi. A occhio, perché mi sa che si vede. La centralina. Personalizzabile, cioè cosa possiamo fare? 100% di potenza. Basta, questo. Se io mi metto quella normale, non mi fa fare un cazzo. Ok, perfetto. Bello però, perché con la centralina personalizzabile, quindi tu puoi, anziché usare zavorre o cose varie, puoi limitare la potenza e sei a posto. Ecco a cosa serve. Molto bene. Ma non le ho comprate le gomme alla fine. Ecco perché. Da corsa media, volevo queste io. Oh, pensavo di averle prese, ragazzi. Errore mio. Dai, andiamo a chiudere sto menu. E occhio alle mazzate che tira, secondo me, questa macchina, Questo. Meno male non piove con quelle gomme. Vi immaginate che roba? È molto potente, ragazzi, la nostra macchina. Quindi speriamo che loro si adattino un po'. Io nel frattempo scorro qui. Come avete detto di fare voi. Ok, abbiamo il traction control a zero. Però teniamolo sotto occhio perché quest'auto potrebbe avere delle pericolosità, diciamo così. Oddio, però con ste gomme cambiate. Oh, eccola! No, parte. Cioè, tiene di più con le gomme, servono, però non fidiamoci troppo, cioè 278 cavalli. Si può fare di più, però tiene da panico. Però abbiamo il turbo agli alti regimi, quindi infatti sotto è docile. Poi spinge tantissimo sopra. Però ragazzi, cioè io pompo la macchina, vi dovreste un po' adattare, sennò che palle, così siamo troppo forti. Mamma mia se tira sta cosa. Ha un missile. Vediamo un po', c'è tutto il dritto adesso. Cinque marce ha. 256. Oddio, continua a tirare. 260 tutti. Che tiro che c'ha. Troppo per gli altri, ragazzi. Vedi però, porca troia, quando l'IA è così scarsa sul livello difficile ti passa la voglia di fare tuning. Cioè te le fai solo estetiche, perché dopo va troppo la macchina. Cioè posso anche permettermi di sbinnarla e ripartire, onestamente. Volevo provare a vedere un pochettino. Oh, è impossibile gestire i traversi in sto gioco, raga. È proprio impossibile. Non so se sono io, ma quando parte, parte. Attenzione, la 300 ZX mi piace tantissimo. Mo vince, ti immagini? Non credo che succederà mai. Oh, dove vai? Salve. Adesso gli facciamo sentire un pochettino il turbo che prende. Pronto? Salve! E se ne va! Insomma, ragazzi, però molto bello, tuning, cose varie. Guardate che figata sta macchina, come arriva così cattiva. Bello l'assetto. Però come correre da soli. Meno male che l'ho sbinnata così da solo. Oh bello, c'è la Sea Lady, che è un mix al culo di una e il muso di un'altra. Vabbè, recuperiamo i soldi del tuning, che non fa mai male. Adesso abbiamo un'altra garetta per poi completare il menu. Questo gioco va avanti così, ma è facile però. Spero che diventi un po' meglio. Adesso, per evitare di essere così, diciamo, superiori, ci andiamo subito a provare Corolla Levin. È una E86. La
lasciamo originale. Anzi, magari, boh, mettiamo giusto due paraurtini per vedere così quanto è figa. Dove sei? Alla fine di tutto lasceremo i suoi 130 cavallini, perché sennò poi veramente ci facciamo due palle così a correre. Però voglio giusto vedere un attimino. Magari compriamolo un altro cerchio adesso, che ne so. Che sono sti Moteghi Racing? Mai sentiti? Guarda questi dorati che belli. Aggiungiamoli alla nostra collezione, diciamo così. Ma che 13 pollici? Vai cattivo. Oddio, troppo? 16, dai. Bello così. Ma si vede un sacco che rientra la spalla della gomma. Sulla Silvia di prima si vedeva poco. Ovviamente tutte buttate fuori. Perfetto. Ma raga, ma io la vedo un po' diversa di muso dalla E86 che conosciamo. Cos'è? Una versione... Poi la scritta Levin lì davanti. Attenzione. Sempre gran figata però. Vediamo un pochettino. Beh, ok. Classico, tipico, ci sta. Fianchi. Direi tipo B. Questo qua toglie solamente i paraspruzzi, diciamo così. Questo qua ci mette una bella minigonna. Va bene. Retroteno, via anche qua i cosi, oppure con in più il piccolo lip, va bene. Sapete che sta auto è proprio bella? No, è bella proprio senza, oppure questo qua piccolo, sapete anche perché è figo? Perché leva il tergicristallo centrale, guarda che bello. Sto becco no, è troppo grosso per il suo culo, non sta bene. Va bene questo qui, guarda, che leva pure il tergicristallo dietro, pulisce la linea, fighissimo. Elementi da gara, vediamo qua, vabbè, tanto sti gancetti non costano niente, fanno più cattivo. Il ok, un tocco di rosso sportivo. Gabbia di sicurezza, no, ma la lasciamo pure originale, cosa devi assicurare? Le luci queste qua le mettiamo proprio gialle invece, eh? Come i vecchi antinebbia. Targa se si può evitare, sempre meglio, soprattutto davanti, non si può evitare ovunque, ma vabbè, dietro ci sta bene. Vediamo qua se riusciamo a levare sto Levin, sta un pochettino sui coglioni sinceramente. Ecco, bella questa pulita così, molto bene. E questa qua, detto tra noi ragazzi, mi piace così, con il doppio colore bianco nero molto molto tipico, ha il rosso all'interno, che comunque però ci sta bene. Questi cerchi oro, che figata, è venuta fuori. Così tranquilla, non la elaboriamo perché sennò poi va troppo. Ci manca questa per vincere la MX5 prima serie, anche lì, tanta malavitoseria. Allora, qui in teoria sta macchina è un po' scarsina, 130 cavalli, originale, insomma, no? Dovremmo avere un po' di sfida. Siamo sull'autostrada di Tokyo, occhio ai caselli. Beh, non è un'autostrada, forse sì. È che lì passa tutto dentro la città. E un pochettino i concorrenti, un altro uguale, qualche MX5, ancora la Sea Lady, che è quel mix fighissimo, e poi vabbè qualche 200 SX, 300 ZX, quelle robe lì. Vediamo un pochettino con la nostra AE86, bella un po' di... Eh? Ma che vuol dire il quadro? È così ragazzi? La virtual cockpit, l'AE86? Scusate? Ma non mi sembrava. Oh. Questo sarà il nostro premio se riusciamo ad arrivare almeno terzi. Lo passiamo. E almeno così non siamo troppo OP, ma un pochettino di scalata la dobbiamo fare verso le posizioni. Comunque ragazzi, visto che abbiamo già fatto qualche video su questo, due, tre, un paio su Forza Motorsport 7, anche quello tornerà perché ci sono delle cose carine da fare. E vi devo dire che neanche loro sembrano troppo concorrenti, perché questo gioco qui è molto più... Cioè come sensazioni... È una cazzata perché è facile, e vabbè, questo mi dispiace. Però come guida, oddio, lo trovo leggermente superiore. Quello che però trovo superiore in Forza Motorsport 7, poi vedremo perché a fine anno uscirà l'8, a questo punto lo porteremo, e è proprio l'engagement, cioè il divertimento, la voglia di fare le cose, lì mi sembra un pochettino più... messa un po' meglio, detto fra noi, e è un po' più attivo, un po' più divertente, questo gioco rimane... Il gioco Mojo, che è sempre stato fin dall'inizio Gran Turismo, ha dei ritmi molto lenti, però a livello di simulazione di guida è un attimino sopra rispetto anche a Forza Motorsport, che comunque è la versione simulativa, diciamo, di Forza. Solo quello però.
onestamente. Io non ce la faccio con questa macchina ad arrivare a podio. O forse dovrei semplicemente impegnarmi di più. Oddio, il traguardo è lì sotto però. Avrei tempo. Però non riesco. E comunque macchina originale molto più complessa, eh? Molto più ingannevole da guidare. Poi comunque il cittadino non è un ambiente semplice. Sto pigliando solo muri. Proviamo la BRZ a sto punto, che è un pochettino più forte. Non è lavorata come una serie. Almeno proviamo un'altra cosa diversa. E beh, diciamo che qui è stato complicato con la E87 originale. Il fatto è che, allora, prima ci hanno lamentati che fosse troppo facile perché abbiamo elaborato la macchina. Però da un certo punto di vista ti toglie la voglia, se è così, no? Di elaborare la macchina, il gioco. Perché per avere un po' di sfida devi per forza tenere le originali. Questo ci vuole dire. Sarebbe bello se gli avversari si adeguassero, ma invece mi pare che non lo fanno. Vediamo un attimino con il BRZ, che è decisamente più potente di una E86 originale. Vedete che gli avversari più o meno sono sempre quelli, però? E infatti adesso noi abbiamo la sensazione di andare già troppo. Diciamo che la scalabilità degli A di sto gioco è un po' stupida. Cioè, se lui decide di correre con delle auto, corre con quelle, punto e basta. Tu puoi fare quello che vuoi. Ci vorrebbe un po' di adattamento, secondo me, alle tue condizioni, perché altrimenti non si può far molto. Attenzione qua, frenatona. Oh, questo però cammina, eh? È la prima RX7. Vediamo. Che bello sentire per terra le giunture. Oh, guarda che sportellate che sono tirati. Porca troia, ha rischiato la vita anche noi per evitare il peggio. Ok, dai, forse questa BRZ è il giusto compromesso di questa gara. Ecco, poi tocca trovartelo. Lui fa un po' da tappo. Infatti è la macchina che avevamo noi prima. Oh, questa è più stretta, mannaggia, mannaggia. Ho già il premio, vero? Sono tipo secondo? Sì. Non riesco a capire che macchina sia lì davanti. Forse è una 300. Però vediamo se riusciamo a prenderlo. No, è come la mia. Prova molto di meno. Usi, amico. Corra. Che fa? Mi butto? No, non mi butto perché frena bene il bastardo. Bello avanti. Sto rumore che sentite, ragazzi, sono i giunti nell'asfalto, eh? Non abbiamo qualcosa che penzola da qualche parte. Oddio, sta staccata in discesa. Aggressivo! Che rischio! So che qua c'è una sinistra stretta e... Esatto, dopo il ponte. Che sale e ci sembra sempre più larga di quel che è, ma non lo è. Dobbiamo frenare bene. Cazzarola! Ultima curva! Niente, alla fine sto stronzo è riuscito a tenermi dietro, non ci credo!
che culo di merda, mi hanno spinto terzo dentro al traguardo loro. Vabbè, l'importante è finire il menù, no? Non importa da che parte ci arrivi. Torniamo al caffè. Poi ci deve fare un altro menù convenienza qua. Vediamo un pochettino che cazzo vuole. Eccola qua, nuova foto di famiglia con le tre auto che abbiamo appena visto, più una quarta bonus che ci è servita così per migliorare un pochettino le cose. Mi è rimasto sto cazzo di invito. Io non li voglio spendere tutti, che volete? Voi ragazzi, magari spiegatemi un attimino voi questi inviti, se sono auto magari limitate che ti dicono: guarda, invito a comprarla, te la tengo da parte solo per te, perché in realtà poi non c'è, non so, potrebbe anche essere una roba del genere. Onestamente per adesso non è che mi interessasse molto comprare una bestia di quelle lì, visto che ci stiamo divertendo con poco, ma con un po' di malavitosità tuning molto molto divertente. Devo dire che la parte del GT auto, ogni auto ha le sue cose ben studiate, quindi è molto carina. È peccato che ti venga molta poca voglia di elaborarle e fare tipo il macchinone come facciamo su Forza da 1000 cavalli per vedere un pochettino che devasti si tirano fuori, perché è completamente inutile in quanto l'IA non pare adattarsi, e questo è un peccato. Lo so, fatemi sapere la vostra, ragazzi, io vi mando il mio solito grandissimo abbraccio, ci vediamo domani, sì, però mi raccomando, nel frattempo venitemi a seguire su Instagram, che lo trovate in descrizione, e partecipate al giveaway di Instant Gaming di aprile. Ormai incredibilmente siamo già quasi a metà aprile, mamma mia come vola il tempo, siamo praticamente a Pasqua. Mi raccomando, signori, provate a vincere il vostro gioco che scegliete voi, aprite il link e capite. Ciao!